Steve John Nash nasce in Sudafrica nel 1974, da padre inglese e madre gallese. No, non è una barzelletta. Dopo la nascita del fratello Martin, con tutta la famiglia si trasferisce in Canada, a Victoria, una piccola cittadina vicino a Vancouver. Steve pratica praticamente ogni genere di sport, è fortissimo a calcio, è il capitano e miglior giocatore della squadra di hockey e se la cava più che egregiamente nel baseball. Un predestinato, sì, ma non nella pallacanestro. A metà anni 80 la copertura televisiva degli eventi NBA si fa sempre più fitta, anche in Canada. Il giovane Steve si appassiona alle gesta di Bird, Magic e Dr. J e piano piano si avvicina anche al mondo della pallaspicchi. Quando non gioca al Tottenham, di cui Steve è assiduo tifoso, si corre al campetto, da solo, a tirare e simulare le azioni dei suoi idoli. Steve ha deciso: nella vita voglio giocare a basket, ma per riuscire a farlo devo raggiungere un college americano, altrimenti nisba. Nasce The Tape. Che cos'è The Tape? Si tratta di una videocassetta scouting su Steve Nash, girata dal suo allenatore in Canada ed inviata a tutti i college americani. Sì, perché nonostante la sua voglia di arrivare e del suo innato talento per lo sport in generale, nessun college lo aveva contattato. Perché più che giocare in NBA, il suo sogno era di giocare una partita NCAA, mondo che meriterebbe una serie di video a parte ma che non conosco abbastanza per farlo. Ammetto le mie colpe. The Tape non ottiene gli effetti sperati, nessuna chiamata. Del resto in Canada gioca contro i sette nani, voglio vederlo in Division 1 contro gente di 2-10 se riesce a fare le stesse cose. La sua vita cestistica svolta durante la finale del torneo liceale canadese. Steve gioca. In tribuna c'è Dave Daly, inviato dell'Università di Santa Clara, per osservarlo. Nash capisce, ancor prima di giocare, che quella persona è una persona importante. L'occasione è lì, davanti a lui. Steve domina la partita e porta a casa il titolo. Steve John Nash viene contattato da Santa Clara subito dopo. Sarà NCAA. Tutti verranno stupiti dalla sua etica del lavoro. Dopo un inizio non facile, i suoi anni al college saranno un crescendo continuo. Nel suo terzo anno viaggerà a 20.9 di media e 6.4 assist. Il suo nome comincia ad entrare nel mock draft NBA, ma lui decide di restare anche l'ultimo anno all'università, sperando di salire ulteriormente nella lista delle scelte. Draft 1996, con la scelta numero 15, i Phoenix Suns scelgono Steve John Nash dall'Università di Santa Clara. Un altro play? Eh sì. I tifosi non la prendono bene. Con Sam Cassell e Kevin Johnson cosa ce ne facciamo di un altro playmaker e per giunta da un'università semi sconosciuta? I primi due anni Steve viene usato come tiratore in uscita dalla panchina. Sarà Donnie Nelson, figlio di Don, allenatore dei Mavs, ad imbastire una trade per portarlo a Dallas. Nel 2000 Mark Cuban acquista i Mavericks, arrivano Finley e Juwan Howard. Steve, in coppia con Dirk Nowitzki, comincia a salire di colpi e da lì in poi non si fermerà più. Diventa All-Star nel 2001. A Dallas giocherà ad un livello celestiale ma senza mai dare l'impressione di poter essere decisivo. Estate del 2004, Nash è restricted free agent. È costretto ad accettare l'offerta più alta che gli verrà proposta. Alla soglia dei 30 anni ed in un ambiente che era riuscito a valorizzarlo, Steve avrebbe voluto sicuramente rimanere a Dallas. Ma accade ciò che non ti aspetti. I Suns, proprio loro, quelli che lo avevano scelto e poi cacciato a pedate, quelli che su di lui non avrebbero mai scommesso, offrono 63 milioni al canadese per 4 anni. Si narra di una corsa disperata di Nash negli uffici di Cuban per convincerlo a pareggiare l'offerta, ma Cuban ha altri progetti. Steve Nash torna ai Suns, ma i Suns dei primi anni erano molto diversi da quelli attuali. L'allenatore Mike D'Antoni, uno che amava correre. I compagni di squadra, atleti paurosi e ottimi tiratori a cui serviva un leader, un comandante in campo. I pezzi del puzzle combaciano a meraviglia. Nel quadriennio Suns, Steve Nash diventa irreale. Gioca ad un livello altissimo, ad un ritmo altissimo, stravolgendo il gioco della pallacanestro. Ma non era finito? 2005 MVP, 2006 MVP. 2007, secondo, dietro l'amico Dirk nel premio di MVP. Steve vede cose che noi umani non potremmo nemmeno immaginarci.
Instaura con Amari Stoudamire in particolare, ma con praticamente anche tutti gli altri componenti del roster, un'intesa spaventosa. La palla arriva in mano a tiratori e taglianti nei modi più disparati possibili. Il pregio dei suoi compagni è quello di aspettarsi la palla in qualsiasi momento, perché questo avverrà. Gli avversari non ci capivano nulla e quando la palla scottava al tiro se lo prendeva lui. Il leader massimo ai Suns, decisivo come forse nessun altro giocatore in epoca moderna, fatta eccezione per il LeBron James post ritorno a Cleveland. Dal 2004 al 2010 i Phoenix Suns sembrano costantemente la squadra da battere, ma i playoff non riusciranno mai ad andare oltre la finale di conference. Perderanno con i Mavs, poi con gli Spurs ed infine con i Lakers. Dopo il 2010 Nash comincia il suo rapido declino fisico. Nel 2012 verrà soldato insieme con Dwight Howard dai Lakers di quel Mike D'Antoni che nel frattempo aveva preso il posto come head coach dei giallo-viola per provare a dare a Kobe un'ultima squadra con cui puntare al sesto titolo ed al fantasma di MJ. Le possibilità di vedere all'opera quel Dream Team furono però vane. Steve giocherà pochissimo. Alla soglia dei 40 anni la schiena non regge più. Si ritirerà al termine della stagione come terzo miglior assist man di sempre, con due MVP all'attivo ed uno dei pochissimi della cerchia dei 50-40-90, 50 dal campo, 40 da 3 e 90 ai liberi. Record peraltro raggiunto per 4 volte in carriera, unico nella storia, sfiorando la numero 5 nel 2007, terminata con l'89,9% ai liberi. Altro Hall of Famer senza anelli al dito. Fa davvero male, questo sì. Dal Sudafrica, al Canada, a Santa Clara e poi al dominio della NBA, in una storia unica, l'ennesima storia unica nel fantastico mondo dello sport a stelle e strisce. Il 21 marzo del 2015 comunica ufficialmente il suo ritiro, diventando mentore di un certo giocatorino in quel di Golden State, Wardell Stephen Curry, che come lui deve aver fatto qualcosina negli ultimi anni. Tutti quei discorsi che si fanno adesso sulla scienza dello sport e sull'attenzione al proprio fisico sono stati il pane quotidiano per Nash già 10 anni fa, ha dichiarato Jared Dudley, attualmente mascotte ai Lakers e compagno ai Suns di Steve Nash. Un precursore. Un canadese venuto dal Sudafrica per insegnare agli americani come si gioca al basket moderno. Questo è stato. Hall of Famer 2018, Steve John Nash.